dire, insomma, partiamo dal pareggio di Cittadella, è andata bene nel finale, però è importante interrompere la striscia di due sconfitte consecutive. Buongiorno. A Cittadella è stato un buon punto portato a casa, potevamo fare meglio sicuramente, ma con un modulo nuovo siamo riusciti a dare il massimo e all'inizio siamo partiti un po' così così, poi ci siamo ripresi e ci siamo difesi bene, abbiamo creato anche noi le nostre occasioni. Ecco, sei tornato in campo dopo tanto tempo, come ti sei trovato, come dicevi, in un nuovo modulo, anche se tu lo conoscevi già, insomma. Sono tornato in campo dopo un infortunio, all'inizio un po' arrancavo, ma piano piano mi sono messo anch'io in riga, diciamo, e nel 3-5-2 ovviamente mi trovo molto bene, che lo faccio da quasi 3 anni e sono molto contento. E ti chiedevo, visto che Gagni ha salvato il risultato, sei stato uno dei primi ad andare ad abbracciare, hai detto qualcosa di particolare? No, prima che tiravano il rigore non so come mai mi sentivo che l'avrebbe parato e appena l'ha parato sono andato lì e gli ho stretto forte la testa e gli ho detto sei un grande. Sabato arriva a Perugia, una partita per non sbagliare, credo che l'unico risultato sia la vittoria, cosa mi dici? Sabato dobbiamo puntare tutto sulla vittoria, non sarà una partita facile perché comunque il Perugia è una buona squadra, non significa niente il fatto che siano ultimi in classifica e dovremo dare il massimo e faremo questo e cercheremo di portare a casa i punti. Continuiamo con Cittadini allora. Giorgio, Giovanni Botti, Vivo Modena, Radio Gamma. E no, ti chiedevo innanzitutto un bilancio, insomma, da quando sei arrivato quest'estate, se come hai vissuto questo periodo, come ti sei trovato, se quello che ti aspettavi, quello che sei riuscito a fare al di là degli infortuni che hai fatto. Sono arrivato quest'estate consapevole che comunque dovevo migliorare molto e dovevo iniziare a entrare nel calcio dei grandi. Qua a Modena mi sono trovato subito molto bene, i miei compagni mi hanno accolto, mi hanno dato molti consigli. Io non mi sono fatto aspettative, mi sono solo impegnato, ho dato quello che avevo da dare e poi le scelte le ha fatte Mister Tesser, mi ha schierato in campo molte volte. Spero di aver ricambiato la sua fiducia e voglio continuare così su questa strada. Tu, che li hai fatti entrambi, preferisci per te stesso come ti trovi meglio, in modulo a terra o a 4, insomma? Per le mie caratteristiche forse mi trovo meglio col modulo a 3, ma comunque anche in questo inizio stagione che abbiamo giocato spesso a 4 mi sono trovato molto bene anche a 4. Ok, grazie. Giorgio, io ti chiedevo questo, per le tue caratteristiche cosa senti ancora di dover migliorare e ti chiedo questo anche, spesso e volentieri ti spingi in avanti, palla al piede, classici back, no? Come si dice di solito, ti chiedo questo, se all'Atalanta hai avuto un modello di ispirazione in questo tipo di gioco, io penso a Toloi, ma è un primo che mi viene in mente, se appunto hai avuto questo tipo di ispirazione da qualcuno. No, all'Atalanta e Gasperini, ma anche in Primavera chiedevano questo, ovvero il terzo appena prendeva la palla giocare e creare superiorità in avanti, ovviamente quando c'era la possibilità e non esagerare per evitare di restare scoperti in difesa. Io credo di dover migliorare sul punto di vista tecnico e di impostazione di gioco. E molte volte in partita mi faccio prendere un po' dalla frenesia e magari smetto di ragionare, di essere lucido e questo è un punto che credo di dover migliorare. Esco un attimo dal contesto Modena e ti chiedo, visto che hai vestito la maglia della nazionale del 21 di recente, Mancini ci ha abituato in questi anni un po' a puntare anche su qualche giovane un po', come dire, un po' non conosciuto ancora, inesperto, tra virgolette. Che
chissà, visto che con questo mondiale che purtroppo non, a cui non parteciperemo, se anche nei tuoi obiettivi c'è questa idea, questa possibilità, questo sogno particolare. Qualche osservatore, sappiamo che il piede a Braia ce l'ha messo, chissà. Chissà, speriamo, ovviamente sicuramente questo è un sogno di tutti i ragazzi che giocano a calcio, la nazionale. Io ho avuto la fortuna quest'anno di andare in Under 21, mi sono trovato molto bene anche lì e speriamo che un giorno mi possano vedere anche nella nazionale maggiore e chiamarmi.